Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, mi auguro che siate in completo relax in questo sabato pomeriggio, 29 luglio. Ormai siamo alla fine di luglio, fra poco arriverà il mese per molti di vacanza, ma non per i tifosi del Milan che ormai da quasi un mese stanno vivendo sempre delle emozioni forti in campo, ma soprattutto fuori con l'arrivo di tanti giocatori. Vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video, più di 1000, più di 2000, e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Allora, quante cose, quante notizie, quante novità. Avete visto il titolo? Origi, Roberts e Pellegrini. Roberts. Partiamo da Roberts? No, lo mettiamo dopo. Origi. Incominciamo a parlare di cessioni, che questo è il momento più importante. Dopo l'arrivo di Musa, che è questione di ore, il Milan potrebbe avere chiuso la sua campagna rafforzamento con un ritocco sicuro, che è quello del giocatore di fascia sinistra in caso di cessione di Ballotouré, sempre lì in mezzo tra il Fulham, ma stanno diminuendo le possibilità, e il Bologna. Però il Milan in questo caso non porterebbe a casa denaro, perché il Bologna vorrebbe, come abbiamo più volte detto, il prestito con diritto di riscatto. Ed ecco che è salita. E c'erano diverse voci, quella di Mazzocchi, Rogerio, altre voci invece completamente sbagliate, ve le abbiamo già tolte nei giorni scorsi, quella di Calafiori, sempre attuale, ma l'ultima entrata a livello di voce è quella di Luca Pellegrini. La Juventus, non l'ho detto ieri perché io mi occupo di Milan, potevo anche dirvelo, chiedo scusa, non parteciperà alle coppe europee, quindi niente conference per la prossima stagione. E leggendo anche le corrispondenze della Gazzetta dagli Stati Uniti con Fabiana Della Valle o gli articoli qui in Italia, sembra che ci sia intenzione da parte del nuovo direttore sportivo Giuntoli a un bel ridimensionamento, non tanto a livello qualitativo, mancherebbe altro, ma a livello quantitativo, tanti giocatori che in questo momento sono di più nella Juventus. Uno di questi, già prestato l'anno scorso, è Luca Pellegrini, difensore di fascia, 24 anni, un po' inespresso in queste ultime stagioni, forse anche perché figlio di suoi problemi, figli di infortuni anche non leggeri, ma il costo sarebbe 7 milioni, ma il Milan avrebbe intenzione di prenderlo con prestito con diritto di riscatto, eventualmente l'obbligo nel caso raggiungesse dei parametri. La Juventus sarebbe ben contenta ovviamente di non avere un giocatore in più in rosa, quindi stanno salendo le quotazioni. Italiano, il giocatore che non costa andare invece a Basilea per Calafiori, sicuramente avrebbe comportato magari degli esborsi importanti. E allora è una soluzione che accontenta la Juventus e accontenta il Milan. Quindi in questo momento, in pole position per la posizione al posto di, come alternativa di Theo Hernandez, al posto di Ballotouré, se Ballotouré dovesse uscire, c'è proprio Luca Pellegrini. Italiano, importante, va via uno straniero, arriva un italiano. E questo è il primo punto di questo video. Il secondo punto riguarda le uscite. Secondo i colleghi di calciomercato.com ci sarebbe forse un cambio di strategie da parte, un cambio di idee per meglio dire, da parte di Origi, di Ivo Origi. Perché quasi epidermicamente, quasi per principio, quando gli avevano offerto la possibilità di andare in Arabia, aveva detto no. Questo prima che il mercato arabo avesse preso 6, 7, 8, 10 giocatori di grande livello in Europa. Ecco perché sta entrando, starebbe meglio dire,
entrando nell'ordine di idee di accettare un'eventuale proposta araba proprio Origi. Questo dopo l'uscita di Rebic, anche l'uscita di Origi, sarebbe tanta, tanta roba. Cosa fare una volta uscito Ballotore? Ve l'ho spiegata. Una volta uscito Adli, rimane Messias, potrebbe esserci un'offerta del Besiktas, si dice che dovrebbe parlare Giuffrida, il suo agente, nei prossimi giorni, c'è intenzione di darlo via. E la settimana prossima potrebbero esserci in Italia anche gli agenti di Selemaker con delle offerte, con delle possibilità di andare. Per un giocatore che terrei sempre, ma che in questo momento con l'arrivo di Chukwueze e Pulisic sulla destra, a destra può giocare Romero e sono già tre, e non troverebbe pochissimo spazio e il Milan sfoltirebbe tutti i giocatori del, diciamo, dello scudetto, Selemakers, Messias, in quel ruolo due giocatori importanti, hanno dato sempre quello che stava nelle loro corde, però il Milan ritiene di dover migliorare, il famoso upgrade in quella posizione. Quindi attenzione, Selemakers e Messias sul piede di partenza, perché gli agenti hanno capito che spazio nel Milan non ce ne sarebbe. Andiamo ai due centrocampisti, facciamo il punto. De Ketelaere e Adli. Adli non è mai molto visto da Pioli. Il Milan però, c'è una parte di Milan che crede ancora e bene ad Adli e dice magari anche Pirlo, facendo il paragone. Io ricordo quando Pirlo giocava come numero 10, per esempio, io ero a seguire l'Italia Under 21 quando ha vinto a Bratislava l'Europeo, Gattuso, Abbiati, e Pirlo era sempre molto criticato, giocatore inespresso, giocatore al quale manca sempre un qualcosa per farlo diventare grande giocatore nonostante la tecnica. E poi grazie ad Ancelotti che l'ha inventato lì, è diventato Pirlo. Quindi Adli, il Milan penso che, spero che lo mandi in prestito per poi capire e seguirlo durante tutta la stagione. De Ketelaere. De Ketelaere, l'idea penso sia quella di venderlo. Ma non è facile, perché tra una cosa e l'altra è costato 40 milioni di euro. Difficile trovare, non c'è certo la fila. E al Milan piacerebbe prestarlo in una, non in una squadra italiana, credo, ma non perché temono chissà che cosa, perché credono che dovrebbe staccarsi dall'ambiente, in una zona di conforto anche lui, per potersi un po' ritrovare. Quindi se arrivasse l'offerta vera per De Ketelaere, secondo me lo cedono. Ma non dovesse arrivare l'offerta vera, potrebbe il Milan trovare una soluzione, dico il Siviglia, dico il Wolfsburg, dico il Lipsia, Dico squadre di varie, una squadra francese di buon livello, non certamente in ambienti come Marsiglia, dove la pressione, lui ha bisogno di non avere tanta pressione, secondo qualcuno almeno. Quindi questa è la situazione oggi, sabato 29 luglio, per quello che riguarda il Milan. E poi Roberts, cos'è? Giocatore di fascia? Un terzino destro? No. Tony Roberts, secondo il Daily Mail, ho letto l'articolo, avevano già anticipato qualche settimana fa, non è una notizia completamente inedita, ma non è uscita molto sui giornali. Però ho letto il Daily Mail, è cosa di due giorni fa. Tony Roberts, 53 anni, potrebbe essere il nuovo allenatore dei portieri del Milan insieme a Gigi Ragno, dopo l'uscita di Flavio Roma. Perché Tony Roberts? Ho scoperto, secondo quello che dice il Daily Mail, andate a vedere l'articolo Daily Mail, perché Maignan, io ho guardato su Wikipedia, ho fatto fatica a trovare delle conferme, però vi dico quello che dice il Daily Mail, avrebbe lavorato nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, quando Maignan, prima di andare a Lille, era al Paris Saint-Germain, e Maignan sarebbe entusiasta dei metodi che ha avuto da Tony Roberts, quindi sarebbe entusiasta dell'arrivo di Tony Roberts, già allenatore del Wolverhampton, parlo di allenatore dei portieri,
una carriera ben consolidata e potrebbe essere lui il nuovo maestro insieme a Gigi Ragno, con Gigi Ragno ovviamente sempre responsabile del settore portieri, però Tony Roberts potrebbe essere l'acquisto di un Milan che non solo vede un portiere nuovo, ma, non l'abbiamo detto, sottolineato, ha perso anche Andrea Romeo. Andrea Romeo andrà in una nuova avventura, si è letto tante cose, mandato via, non aveva rotto, andrà all'estero per una nuova avventura probabilmente, tutto da confermare. Quindi anche lì il Milan non ha più il team manager, è stato Giuseppe Coviello che conosce bene l'ambiente dei giocatori perché il suo lavoro nell'ambito del Milan a livello commerciale è tenere i contatti tra, per le iniziative, tra sponsor e giocatori, e là è stato lui. Si parla anche di Libutti, un'altra figura, e quindi c'è da decidere anche qui novità da parte del Milan. Non più team manager Romeo, in queste due partite Giuseppe Coviello, ben conosciuto, vecchio cuore, ragazzo molto serio, molto, molto posato, molto, una bella personalità, lo conosco, un ragazzo molto serio, molto attaccato al Milan, ormai da anni a Milano, oppure vediamo chi andrà a occupare questa figura che è importante, sempre secondo me, sperando che il Milan metta una figura autorevole. Si parlava di Franco Baresi, ma non so sinceramente quanta intenzione Baresi abbia di diciamo trovare questa, a iniziare questa nuova avventura da trade union e da uomo spogliatoio per collaborare con Pioli. Non so quanta voglia ne abbia Baresi, vediamo anche lì quali sarà l'evoluzione. Quindi un Milan che si muove, voi mi dite vabbè, ma mercato, signori, il mercato sì, Musa ve l'ho detto, Pellegrini, non mi illuderei molto dalle ultime notizie che ho su Veliz e non escluderei che il Milan punti come terzo attaccante proprio su Lorenzo Colombo, che sembrava invece destinato ad andare in altre destinazioni, in altri lidi tipo Cagliari. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella per un sabato con tante notizie.